le forcate marinare sono pronte a gareggiare. Quando sentirem lo sparo, la disfida inizierà. Pronti? Spara, 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 spara. Dimmi 10 secondi. Buongiorno. Chi è questo lord inglese? Che si portano subito ai primi 500 metri. Vediamo in bandierina il Cadimare che gira in questo momento. Cadimare, Marola, Cadimare, Marola, Fossa Mastra, Le Grazie. Esce bene il Marola e Cadimare. Guarda quanto ci ha mangiato il Cadimare in virata al Marola. Bene, là, ci ha mangiato una fracconata. Marola, fatto via Marola. No, è andato via il Cadimare. È andato via il Marola. Ha preso mezza barca il Marola. Altro che... Gira il Cadimare, gira il Marola, gira il Fossa Mastra. Fossa Mastra si sembra aver recuperato la prima. Per... Non vinci col battone, non vinci col battone, poi quando è così. Fossa Mastra, Cadimare, Marola. Pezzano, Porto Venere, Telaro, Le Grazie. Pronti? Spara, 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 spara. E dopo la premiazione siamo con Battoni e onestamente domenica non abbiamo fatto l'intervista, ma oggi la facciamo perché questa conferma ci dà pregio di capire che questo equipaggio si è, diciamo così, affacciato al Palio del Golfo. Si è affacciato anche abbastanza bene, fuori diga, con mare particolare, con delle situazioni particolari. Insomma, ha mostrato veramente di esserci e di esserci con il giusto valore. Sì, diciamo che anche se, fra virgolette, non contano molto le gare fuori diga, perché sappiamo che il Palio è tutta un'altra gara, un po' per il mare, un po' per l'atmosfera che c'è, è diversa. Però vincere due gare comunque di fila a San Terenzo non è mai facile, perché il mare, insomma, non è una difficoltà in più. E c'è per tutti, però siamo un equipaggio medio pesante, quindi a volte ci troviamo un po' in difficoltà. Però magari forse un po' di esperienza in più ci aiuta, può essere. Sono un po' sempre una lotteria queste gare, però diciamo che chi sbaglia meno vince in queste gare qua, e ci è andata bene anche oggi come domenica, dai. Abbiamo visto comunque la imbarcazione che è salita bene fin dall'inizio, anche una bella partenza, una partenza che è stata degna di arrivare ai 500 metri e guadagnarsi quel un pochino in più per poter poi pilotare la gara, cioè gestirla. Sì, diciamo che abbiamo provato da subito, stavolta dalla partenza fino ai 500 eravamo subito lì, a differenza di altre gare che partiamo un po' più in sordina, diciamo, e il Palio si sta avvicinando e speriamo di andare in miglioramento, dai, stiamo lavorando sui nostri punti deboli e oggi è andata un pochino meglio, dai. Ricordiamo la vincita che avete fatto l'anno scorso a Le Grazie. Domenica prossima siamo a Le Grazie, una vincita importante, quella delle Grazie dell'anno scorso. Noi invece abbiamo e sappiamo che non c'è più il Fezzano, questa è una lotteria, vince il migliore, vince, come hai detto te, chi sbaglia meno, chi porta più colpi, chi farà la gara migliore, chi gira bene la boa.
Voi come vi sentite per il Palio del Golfo? Ma noi ci sentiamo bene anche oggi, al Palio del Golfo ci sentiremo ancora meglio, come tutti facciamo una preparazione per il Palio, saremo tutti in forma più o meno quel giorno lì. Non c'è più il Fezzano, ma ogni anno cambiano gli equipaggi. Chi non voga più o chi cambia barca sa del rischio che corre. Chi non voga più è sicuro di non vincerlo il Palio. Noi ci siamo messi in gioco anche quest'anno. L'anno scorso abbiamo fatto secondi dopo un equipaggio strepitoso e abbiamo vinto una gara. Poi il Palio è andata un po' sotto le nostre aspettative, però un secondo posto. Quest'anno non c'è più il Fezzano, ma c'è il Marola, c'è il Cadimare. Il Fezzano, anche se sta arrivando un po' dietro, però comunque ha gente a bordo d'esperienza, insomma ci sono parecchie barche che stanno facendo bene, secondo me al Palio saranno lì, ecco, non c'è nulla di scritto, ecco. Sicuramente lo scritto lo faremo all'ultimo, quando tireremo su il grande gonfalone, che sicuramente premierà il miglior almo del litorale, insomma, ma i nomi ci sono, no? Ormai li vediamo, li intravediamo. Chi fa più paura al Fossamastra? Ma paura è una parola brutta che non mi piace, nel senso non fa paura a nessuno. Diciamo, temiamo parecchie barche perché quel giorno lì, anche un po' di esperienza, anche se uno non ha vinto gare, può venire fuori. Se nelle gare non ha preso distacchi abissali, ecco. Però quel giorno lì è particolare, come ho detto prima ci sono equipaggi di grossa caratura come il Marola che temiamo perché sappiamo che sono quattro ragazzi giovani, ma quel giorno lì ci sono, è molto importante la testa, ecco, e quindi loro ci saranno sicuramente, il Cadimare ci sarà sicuramente, insomma 3-4 barche saremo lì, però secondo me queste due barche insieme a noi sono quelle che ci daranno più filo da torcere, dai. L'unisono a bordo c'era oggi, perfetto, perciò una grande grazie per l'intervista. Ricordiamo tutti i personaggi della barca. Grazie a te innanzitutto che dai sempre visibilità al Palio da tanti anni. E, vabbè, sono Gabriele Batoni, Alfredo Tacci al secondo remo, Daniel Costa al terzo remo, e Giacomo Boni al quarto remo. E al timone avevamo oggi Ilaria Valenti, che è la timoniera delle donne, diciamo in teoria, e il nostro è Noah Gobetti che è in vacanza, e sta una settimana in vacanza, dai, quindi oggi abbiamo preso lei, è stata brava anche lei, dai. Beh, grazie di nuovo, allora domenica le grazie, aspettiamo questa grande conferma per l'anno scorso, poi magari se serve anche per avvicinarsi al Palio, ancora meglio. Sì, vabbè, una gara in più vinta fa sempre morale, dai, però non è fondamentale. Grazie a te. Contento? Sì, dai, fa sempre morale, grazie. Grazie, ciao, ciao ragazzi. Ciao.